Buonasera a tutti e benvenuti al concerto di Viaggio Duo, che hanno accettato con entusiasmo il nostro invito a esibirsi nell'ambito dei festeggiamenti per il 90° anno di fondazione del Corpo Musicale di Sorisole. Dopo il concerto d'inverno che ha dato il via agli eventi che si svolgeranno durante tutto il 2017 e l'esibizione della New Pop Orchestra, siamo raggiunti al terzo appuntamento musicale. Chiamiamo dunque i musicisti, Mattia e Nicola Slecchi, e senza indugi tuffiamoci in questo viaggio nella storia della musica. Buon ascolto a tutti! Thank you.
Thank you.
un po' di spazio, eccola. Mamma, ma che bello. Ok, penso che sia arrivato il mio momento, ovvero, come avrete letto lì sulla carta lì, no? C'è scritto Radio Solistico Sax. Potevo scegliere qualsiasi brano che volevo, no? Ce ne sono, ne hanno scritti una miriade, però ho deciso di scegliere un brano non appartenente letteralmente alla cultura, diciamo, folcloristica italiana, no? Quindi ho deciso di scegliere un brano che appartiene dentro a me, nel senso che quando l'ho sentito, se non ho pianto, è stato tanto, e io piango poco. Comunque, dicevo, questo brano della cultura jazzistica, si può dire, che alla fine della fiera la musica è musica, no? Quella fatta bene si chiama musica, non è jazz, non è classica, non è niente, è tutta musica. E stavo dicendo, questo brano composto da un notissimo compositore, noto a me chiaramente, magari non lo so, lo conoscete, si chiama Duke Ellington, che, allora, possiamo fare una specie di paragone, Mozart, Beethoven, Bach, Duke Ellington. È stato uno dei più importanti compositori del Novecento, del secolo scorso, che ha stravolto completamente tutte le ideologie tematiche della musica, ha preso tonalità incredibili, insomma, l'ha stravolta, e ha scritto dei brani che veramente sono rimasti nella storia scolpiti nella roccia, come quelli di Mozart, di Beethoven, di Bach e così. Allora ho deciso di prendere un brano, diciamo, come se fosse una sua sigla più o meno, uno dei suoi brani più famosi è In a Sentimental Mood, non so se qualcuno l'ha mai già sentito, Angelo sì, attacco non, Beh, potrei farlo in qualsiasi modo, cioè ci sono stati tantissimi esecutori che l'hanno fatta ognuno in qualsiasi maniera, il latin, in bossa, hanno fatto un arrangiamento, hanno fatto miliardi di arrangiamenti su queste cose, è bello perché ognuno può dire la sua, però devo dire che io questa sera vorrei portarvi una versione di un sassofonista e chiamarlo pop, cioè del sassofonista, perché adesso vi spiego. Chiaramente qui c'è sempre Duke Ellington, c'è sempre Mozart, però c'è anche John Coltrane, come c'è Charlie Parker, ci sono tutti i jazzisti, insomma tutti i musicisti. Ma quello che a me fa gli la pelle d'oca, insomma, si chiama John Coltrane. Non so se l'avete mai visto anche in foto, anche per sbaglio, non so. John Coltrane che, all'epoca, come prendeva in mano il sassofono tenore, tutti stavano zitti, non fiatava una mosca, tutti rimanevano estasiati, ipnotizzati. Anch'io stesso quando ascolto un disco di Coltrane dico complimenti, dico accidenti, ma pensate cosa è capace di fare un uomo. Cioè, lui secondo me ha trasformato quello che è oggi il sassofono, cioè il sassofono è così grazie a Coltrane, il sassofono si chiama così grazie a Coltrane, il sassofono, non un sassofono, il sassofono. E Coltrane, chiaramente chiamarlo un sassofonista, è veramente smettere, Coltrane è il sassofonista. Per me. Poi due, calma. Devo aver parlato troppo, adesso la taglio tu. Questa versione di In a Sentimental Mood di Coltrane e Duke Ellington che finalmente si incontrarono e scrissero questi arrangiamenti bellissimi. Vi consiglio di andare a sentire chiaramente John Coltrane, non perché, insomma, andate a sentire John Coltrane che viene una bella loca. E questo album con Duke Ellington in cui suonano i più grandi e celebri pezzi di Duke Ellington e sono uno più bello dell'altro, io ve lo consiglio chiaramente molto volentieri e vi porto questa sera la versione di In a Sentimental Mood di John Coltrane e Duke Ellington. Buon ascolto. Oh.
Quindi ho pensato a una fantasia sui temi da film famosi, soprattutto mi sono dedicato ai temi di Nino Rota, cioè i film famosi come 8 e mezzo, La passerella d'addio, La strada, Marcord, esatto. E quindi ho cercato di raggruppare un po' tutti per fare un'orchestra vera e propria. Quindi a voi fantasia di Nino Rota.
Thank you.
Thank you.
Piacevoli momenti in compagnia della loro musica e tutti coloro che hanno collaborato alla buona riuscita di questa serata. Complimenti ancora. Grazie alla parrocchia di Sorisole, nella persona del parroco Don Stefano, per averci concesso l'utilizzo di questo bellissimo teatro. Grazie anche al comune di Sorisole per il contributo e il patrocinio a favore delle nostre attività. E un ultimo grazie alla Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli, in particolare al Presidente Duilio Baggi, che ha voluto contribuire alla realizzazione degli eventi per il 90° della nostra banda. Ringraziamo voi pubblico, la vostra presenza è fondamentale per la buona riuscita di ogni evento. E qui cogliamo l'occasione per invitarvi ai prossimi appuntamenti di giugno.
Vi ricordiamo inoltre che all'ingresso trovate pieghevoli con tutti gli eventi e che potete trovare tutte le date anche sul calendario realizzato alla Polisportiva. Prima di lasciarci, direi che è doveroso chiedere un altro bis. Grazie a tutti per la partecipazione e buona serata. Si insistete tanto. Allora, bene, come ultimissimo brano abbiamo... insomma, faremo un brano che abbiamo scritto 5 minuti fa che dopo qualche rumino abbiamo buttato giù un'idea, no scherzavo, facciamo un più grandissimo classico della musica del primo novecento, chiaramente orecchiabilissimo, quindi non so se è il caso di presentarlo. Comunque ci darei ringraziare Sara Zambelli, che è la scrittrice dei testi di questa presentazione. No, no, un applauso, complimenti, brava Sara. Io spero che vi siate divertiti, che avete avuto il piacere di venire qua a ascoltarci, soprattutto alle mie bagionate. E vi ricordo che noi siamo il Viaggio Duo, abbiamo i bigliettini da visita all'entrata, all'ingresso, non dimenticatevi il rinfresco, è troppo caldo, non so. Bene, Viaggio Duo, buona riserata a tutti.